Armando Testa nasce a Torino il 23 marzo 1917. Da Amadio e Lucia Teresa Sarzotto, entrambi i genitori come professione erano portinai di una fabbrica. Quando era ancora ragazzo, il padre morì prematuramente, lasciando la madre e i tre fratelli in una condizione assai difficile. A 13 anni dovette abbandonare la scuola ed iniziare a lavorare come apprendista compositore topografico. Era il 1932. Sempre a Torino, iniziò un corso serale alla scuola tipografica Giuseppe Vigliardi Paravia. Qui conobbe il suo maestro, il pittore Ezio Derrico, che lo fece appassionare all'arte contemporanea. È in questo periodo che fiorisce il suo genio. Ottenne il primo riconoscimento nel 1937, ma la guerra rallentò la sua spinta. Fondò il suo studio grafico solo nel 1946 a Torino, ottenendo fin da subito i primi lavori. Armando Testa aveva un carattere estroverso e prima che pubblicitario era soprattutto un artista. Egli riusciva a cogliere nelle forme nuovi significati. Possedeva un'immaginazione fuori dal comune che gli hanno permesso di creare personaggi e spot rimasti tuttora nell'immaginario collettivo. A portarlo verso il successo fu anche la rivoluzione della televisione negli anni 60, ma non smise mai di realizzare manifesti e lavori grafici. Egli lavorò con molti marchi legati alla sua città, Torino, tanto che il monumento presente oggi davanti alla vecchia stazione Porta Susa è stato posto dalla città in suo onore. Tanti spot anni 60, 70, 80 sono nati dal suo genio. È impossibile per me elencare in pochi minuti la sua enciclopedica mole di lavori che egli ha prodotto in tutta la vita. Inesauribile innovatore, conosceva perfettamente le sfumature del suo tempo, diventando oggi autentica icona della pubblicità moderna. Testa morì a Torino il 20 marzo 1992. Oh, signora, permette che io faccia una prova con sole bianco a 60 gradi? Camicia del bambino! Ma mi scusi, lei ha sposato una capra? Ma è bellissimo! Aspetti! Allora me lo prendo! Oh, oh, io... Oh.